della rete, performance, mostre e concerti virtuali da seguire attraverso i social e i siti web. Donatella Ansolini. Con i suoi numerosi capolavori di una civiltà del mondo antico che ha sempre affascinato, è il museo etrusco più importante al mondo. Qui, così come tutti i luoghi del patrimonio culturale di Roma e non solo, le porte sono chiuse al pubblico. Ma dal primo momento ci si è subito rimboccati le maniche per superare i confini di quei battenti e raggiungere i potenziali visitatori. Il museo può anche andare con facilità a casa di tutti, soprattutto in ore come queste, nelle quali si limitano le relazioni, si riflette sui rapporti e cosa fare, quindi cosa c'è di meglio che portare la cultura a casa di ciascuno? Molto attivo il mondo social, con dirette, storie di persone e di musei, il ciclo conferenze di 42 istituzioni tra Lazio, Umbria e Toscana, Etruscopri con nuovi contenuti e Etrus Channel, un canale YouTube con tanti video dedicati all'antica civiltà. Ma non è da meno il sito web del museo, tra le varie iniziative, la possibilità per i più piccoli di poter sperimentare alcuni laboratori didattici direttamente da casa. Oltre al legame a doppio filo con i visitatori virtuali, al museo sono al lavoro anche sul fronte della conservazione, approfittando della chiusura improvvisa per intervenire sulle opere esposte nelle vetrine, verificando lo stato di salute e realizzando delle schede che diventeranno parte integrante dell'archivio. Proprio lì accanto l'opera più celebre del museo, il sarcofago degli sposi. I loro gesti affettuosi, con il braccio dell'uomo che cinge dolcemente le spalle della sua consorte per l'eternità, sono l'augurio più bello che tutti noi possiamo presto tornare a condividere senza più vincoli la nostra quotidianità. I calciatori non si